Come fare per uscire di prigione senza grane? Basta far commutare la condanna di primo grado all'ergastolo in una a 20 anni in corte d'assise d'appello, farsela confermare dalla corte di Cassazione, sommare i 13 anni trascorsi in galera in Bosnia a quelli trascorsi in Italia, avvalersi dell'indulto e della scarcerazione anticipata e il gioco è fatto. Così come anticipato nei giorni scorsi, Anefisia Brigic, noto come comandante Paraga, 53 anni, tornerà libero molto presto, il 28 agosto per la precisione, benché sempre proclamato innocente, è stato riconosciuto colpevole dell'eccidio di Gorni Vakuf compiuto il 29 maggio del 1993, eccidio in cui persero la vita il nostro concittadino Fabio Moreni di 39 anni, il suo amico Sergio Lana 20 anni, bresciano originario di Rivarolo Mantovano e l'altro bresciano Guido Puletti. Stavano portando aiuto umanitario alle popolazioni della ex Jugoslavia dilaniata dalla guerra. La notifica della scarcerazione è già arrivata all'avvocato di Paraga Chantal Frigerio. La scarcerazione è peraltro stata rinviata seppure di poco per ragioni burocratiche e perché all'imputato non sono stati calcolati i mesi di detenzione trascorsi in Germania, dove venne arrestato, all'aeroporto di Dortmund per la precisione, prima dell'estradizione in Italia. Ora però sull'intera vicenda, almeno quella giudiziaria, è stata scritta definitivamente la parola fine.